Buonasera a tutti, benvenuti a questo appuntamento valido per la 15ª giornata del campionato di Serie A Beretta, 15ª e ultima giornata d'andata. Sarà scendendo in campo la Junior Fasano Acque Sapone e l'Handball Club Cassano Magnago. Buonasera Vito Amberti del mio fianco. Buonasera a tutti, in maniera piuttosto anomala oggi di domenica pomeriggio, punto di vuelta direbbero in Spagna, una partita fondamentale. Il Cassano con due partite in meno rispetto alla Junior Fasano ha bisogno di questi punti. La Junior Fasano ha già due in meno la Junior, quindi. La Junior Fasano invece che oggi conferma la valletta gialla che porta fortuna, quindi staremo a vedere se vincerà la cabala o la fame della squadra in maglia rossa, appunto il Cassano Magnago. Sì, Cassano Magnago che manca dal parquet addirittura dal 30 ottobre un'eternità, perché tra casi Covid tra gli avversari, casi Covid tra le file della società varesina, e purtroppo anche noi a Cassano abbiamo avuto due settimane di stop dovute a questa ragione. È l'annata questa condizionata da questa pandemia. Importante che poi la salute venga ristabilita pienamente per gli atleti tesserati coinvolti dalla situazione. Quindi Cassano Magnago che ha, come hai detto tu, ha molta fame, quattro partite in meno di più rispetto alle altre, due rispetto alla Junior che ne recupererà due rispettivamente il 16 e il 23 gennaio, 16 gennaio a Fondi, 23 a Pressano, col campionato che ripartirà regolarmente il 30 gennaio con la prima di andata. Quindi si prospetta una lunga pausa, questi recuperi hanno accorciato il riposo invernale natalizio. Sì, infatti oggi ovviamente sarà una partita peraltro giocata in condizioni, in orario insomma non solito, però chiaramente entrambe le squadre avranno voglia di dimostrare. Peraltro stavo dando un'occhiata adesso a Antonio, mi pare ci siano grosse assenze, vogliamo intanto guardare le formazioni. Sì, mancano Trancio tra le file della Junior. Partiamo però dalla formazione ospite, per ospitalità Cassano Magnago che scende in campo con la coppia di portieri Ivan Ilic e Luca Monciardini, rispettivamente numeri 1 e 12. Seguono Stefano Bassese col 30, Tomas Bortoli con il numero 8, Filippo Branca col 29, Mattia Dorio 77, Marco Pantinato 5, Ardi Aniballi 92, Alberto Lazzari 14, Federico Mazza 85, Alessio Moretti 10, Massimiliano Possamai 72, 19, Gabriele Giuseppe Sitta col numero 2, Ivan Francesco Scisci, capitano Marco Lamendola col 23, allenatore Davide Colec, risponde al Junior Fasano con tre portieri, Vito Fovio col 16, Simone Sepiglio col numero 1 e Daniele Vinci col numero 22, seguono Angeloni Simone col numero 8, Filippo Angiolini col numero 7, Gerco Beric col 23, Tommaso De Angelis numero 15, 31 Alessandro De Angelis, 18 Emiliano Franceschetti, 5 Giuca Grassi, 95 Alvin Yatham, 24 Marco Pignatelli, 11 Davide Pugliese, 34 Alessandro Savino, 59 Domenico Pinto, capitano col numero 14 Fabio Messina, allenatore Francesco Ancona. Dirigono l'incontro i signori Cio e Luciano Cardone, assente nota Arancio, però una notizia importantissima giunta alla giro di questo match: Alvin Yatham ha rinnovato anche per la prossima stagione, e penso che sia il colpo non solo della Junior, ma è un colpo importante anche per la serie italiana come valore di giocatore. È un giocatore comunque giovanissimo, quindi il prossimo anno ovviamente potrà beneficiare di ulteriore maturità, e siamo curiosi di vederlo anche il prossimo anno con, si spera, insomma, un avversario in meno, che è quello che sta, come dicevi giustamente, incidendo anche sulle prestazioni di tutte le squadre, ossia il Covid-19, quindi staremo a vedere. E però è sicuramente una grande notizia che fa morale e ovviamente permetterà anche a Yerstam di giocare con maggior serenità e consapevole anche di quella che sarà poi il prossimo anno la sua strada, insomma, e quindi quella che sarà poi una carriera che potrebbe anche proseguire qui a Fasano. Sì, tra l'altro è indubbiamente un buon segnale sia per i suoi compagni sia anche per anche chi vorrà venire a Fasano, potrà venire a Fasano rafforzando ulteriormente la velocità biancazzurra, anche se siamo abituati, come hai detto tu, a vederle in maglia ormai giallo fosforescente. Sì. Come porta fortuna nelle ultime quattro partite, quattro vittorie. È partita la gara con la Junior in attacco, primo attacco che vede Fredo Messina, Davide Pugliese, Emiliano Franceschetti, Albi Jonathan, Filippo Angiolini e Marco Pignatelli con Vito Faio tra i pali. Andremo ora a vedere come risponde Pugliese, tira molto alto, sicuramente contrastato, sì, da Possamai. Sì, avrei anche fischiato, insomma, ricordiamo gli arbitri Ciro e Luciano Cardone. Manovra velocemente anche il Cassano Magnago, poi recupera la Junior con Bortoli che viene fermato pallosamente. Cane attacco difesa, Lamendola, Scisci, ma è Fantinato che la scambia
con Ardi Anibali proveniente da Conversano, poi Possamai, Bassanese, tre pali, Monciardini, abbiamo già citato a Bortoli, questi i sette iniziali del Cassano Magnago, che ora con l'Amendola prova a fermare anche qui, se ci poteva stare il fallo. Non fiscano in ambedue le situazioni, perlomeno stesso metro di giudizio. Sì, no, infatti peraltro mi sembravano due situazioni abbastanza accademiche e evidenti in entrambe, probabilmente quella da fischiare, probabilmente anche considerato il fatto che si è cominciato da 1 minuto e 30 secondi in questo momento e gli arbitri chiaramente stanno facendo, come si suol dire, giocare, insomma. Sì, intanto anche Junior ha presentato un cambio attacco di resa, Pignatelli-Bearevic, Pignatelli che vediamo ora in scena con il classico incrocio dall'ala al centro, però questa volta non si sono intesi sul fronte sinistro dell'attacco Junior. Angiolini e Ierstam e il Cassano Magnago ha occasione per tornare in attacco, manovrando con Ardi Anibali centrale. Possamai, Iballi, ancora Possamai, Pantinato, Iballi, Possamai, entra deviato dal muro, para Fovio e può ripartire Pugliese con palleggio. Bearevic, servito a Pignatelli che ha dato il cambio a Ierstam, poi Angiolini nuovamente gli scivola il pallone dalle mani e poi Bearevic prova però velocemente, palla a Bassanese che trova rete del vantaggio. Sì, azione anche confusa e Bearevic che si prende anche il giallo per aver cercato di fermare fallosamente. Ci sta il provvedimento. Da apprezzare onestamente il comportamento dell'avversario, in questo caso molto più semplicemente cadendo a terra avrebbero stati 2 minuti, evidentemente è rimasto in piedi e comunque è maturato anche un bel gol, quindi direi che 0-1 in questa fase abbastanza tranquilla è la partita. Sì, due palloni persi malamente dalla Acquestapone in avvio. Intanto in prestito dalla pallacanestro un defense da parte, infatti lanciato da Ivanilic, portiere. Non ci esprimiamo sul giudizio, però molto simpatica questa gag da parte della panchina del Cassano. Intanto adesso ancora Junior Fasano con Pugliese che prova ad entrare, cerca Ierstam che prova ancora una volta e qui è evidente rischia 2 minuti, cioè. C'era la cravatta tutta la vita, intanto si era riproposto l'asse solito Ierstam Franceschetti. C'è da dire che non era una giocata violenta, però all'altezza, la differenza di altezza ha fatto sì che sembrasse la cravatta. Oltretutto concettualmente insomma si trattava di un fallo evidentemente da 2 minuti, insomma, quindi a prescindere effettivamente non c'era molta cattiveria. Sì, non c'era cattiveria, diciamo che la differenza di altezza tra i due atleti ha fatto sì che sembrasse più di quanto era cattivo. Però intanto ancora Messina per Ierstam che buca questa volta le mani di Mociardini, un tiro di rabbia potentissimo. Sì, sempre in doppio appoggio Ierstam ha questa capacità. Sì, notevole insomma vedere come riesca tranquillamente a coordinare in maniera perfetta il movimento dell'avambraccio, del gomito, ma soprattutto del busto in rotazione che ne conferisce una potenza notevole. Ed è la ragione per cui spesso appunto i tiri di questo giocatore, che come abbiamo detto in avvio ha rinnovato un altro anno con la Junior, spesso risultano imprendibili. Intanto ancora dall'altra parte il Cassano che prova a far girare ancora il pallone, prova il cambio di direzione, viene fermato Franceschetti, era stato bravo in questo caso. Sì, Iballi che viene da Conversano e ha mostrato in questi anni grande classe, è stato fermato da un lungo infortunio un paio di stagioni fa, però intanto c'è un passi fischiato con Franceschetti che va da solo in seconda fase, bravissimo Monciardini. Questa volta una mega parata, davvero bravissimo. Bravissimo Monciardini. Qui forse ha peccato un po' di egoismo Franceschetti, però d'altra parte non si può dire lo stesso di questo tiro che finisce largamente. Ha provato forse a fare un passaggio ala, però è venuto male, una mezza strada tra un tiro e un cambio di fronte. Sì, assolutamente. L'opportunità di ripartire dopo la bella parata di Monciardini su Franceschetti, ora grandissima assist di Alsa per la sua Franceschetti, questa volta non sbaglia. Nulla da aggiungere, diciamo, no? Assolutamente no, ma riflettevo sul fatto che nella pallamano, specialmente in questi periodi, è rarissimo vedere giocatori con contratti molto lunghi, anche perché comunque sappiamo benissimo che è uno sport che non è di che nel loro, quindi
le decisioni vengono prese di stagione in stagione. Io ritengo d'altra parte però che la dirigenza del Junior Fasano abbia fatto un enorme sforzo e abbia compreso le potenzialità di questo giocatore fortissimo, bloccandolo almeno per un altro anno. Tra l'altro c'è da dar merito alla federazione che ha anche stretto un accordo importante con Sky, che sappiamo benissimo è una vetrina molto importante. Intanto c'è il giallo per Angelini per questo intervento falloso. Ci sta assolutamente dal provvedimento disciplinare. Dicevamo, un importante accordo di un 300 ore di palla a mano sugli schemi Sky con la nazionale, anche poi le competizioni europee, dalla Champions League alle Final Four, anche le qualificazioni degli europei stessi che si disputeranno in questo mese e nel prossimo. Quindi sicuramente per lo sport e per la pallamano insomma diventa una grande opportunità. E comunque ho sentito Caressa e sono felice di averci in squadra, Antonio. No, appunto, quindi speriamo. è un bene assoluto per la pallamano, anche perché avere anche questi giocatori fa aumentare la speranza di avere presto anche momenti palazzetti pieni, che sono quello che completano e rendono ancora più bello poi lo sport in generale, non solo pallamano. Dici benissimo, sicuramente sarà un percorso che ci porterà a un lento e graduale ritorno dei tifosi in campo. Tanto ancora Cassano, che in questa fase ha effettivamente mostrato caparbietà. Il tiro, che peccato questa volta, ancora una volta bravissimo Fabio, bravissimo i balli e bravissima anche la difesa della Junior, che va portato fino al passivo praticamente l'attacco del Cassano Magnago. Infatti gli applausi sono un po' per tutti, ma per Fabio più di tutti, cioè. Come sempre insomma Fabio non ci annoia mai, è un portiere che ogni partita sempre dimostra di essere del livello per cui è noto. Intanto dall'altra parte ancora Junior Fasano, adesso Pugliese che prova ad entrare, serve ancora, qui preso tanto in controtempo, tentativo ora, Angelini, di servire Messina. Filippo Angiolini un po' sottotono almeno in questi primi 8 minuti, ma del resto 8 minuti, 3 reti, è chiaro che insomma la partita non è ancora decollata. Intanto vediamo dei cambi a difesa ancora nelle file del Cassano, e sì, il solito la mendola, sì. Proprio lui quello che invocava la defense, sì, insieme al vocione di Ivan Ilic, grande portiere. Cioè dire il Cassano Magnago, che è un club che è molto simile alla Junior Fasano in quanto fa del settore giovanile il suo core business principale. E ne sono tanti grandi rivali. Nel frattempo sono tanti prospetti molto interessanti venuti fuori proprio dal... E intanto 2-2, quindi 8 minuti, diciamo una partita a ritmi abbastanza contenuti fino a questo momento, però stiamo vedendo una buona palla a mano da entrambe le parti. Fatta eccezione per qualche piccolo errore nei primi minuti. Tanto difesa altissima quella del Cassano Magnago, con Bortoli che porta Angiolini molto alto. Ora con suo movimento di Messina a doppio pivot, intanto ben chiude le mani il Cassano, prova a entrare Angiolini, serve ancora io, ma che fa? Girare per Pignatelli, ma aveva già subito sotto fallo. Molto sportivo college, anche sì, da mettere subito. Ho visto Jostam che si lamentava con Angiolini di qualcosa. Intanto ancora la palla per Franceschetti, che viene fermato, ma c'è fallo ancora. Sì, una bravo volta. Possa mai a fermare Franceschetti. Ora ha assunto inevitabilmente il ruolo di leader Jostam. Sì. Tanto i due direttori di gara invocano alla palma Nelli con, diciamo, contrasti attacco difesa, e ci sta. La mano non è uno spot soft da questo punto di vista, quindi. Assolutamente. Tanto ancora io stiamo a girare il pallone per Pugliese, che palleggia e serve Franceschetti, entra però Messina, che è un destro naturale, ovviamente ha ben chiuso Monciardini. Sì. E poi dall'altra parte subito il tiro, e non è da meno Fodio, e intanto spinto Nato, evidentemente sì, a prendere posizione su Scisci. Bravissimo Fodio ancora una volta, anche se Possamai a mio parere ha tirato un po' troppo da lontano in questa circostanza. Sì, un po' forzata, oltretutto stiamo parlando di un portiere che studia e legge gli avversari, quindi ha sempre quell'attimo in più, ed è difficilissimo sorprenderlo, insomma. Quindi adesso ancora Junior Fasano gira il pallone, Jostam è uscito bene, ancora Pugliese, adesso non palleggia ma sbaglia completamente il passaggio e si guarda con Angiolini, dimentica anche di tornare a difendere dall'altra parte. Cassano che riesce a portarsi sul 3-2, primo vantaggio con
il gol di Stefano Bassanese. Sì, c'è da dire che forse poi i sono stati perdonati il tetto, sì. No? Questi sì, erano abbastanza leggibili, no? Un po' non sembra sulle gambe pugliese, un po' in difficoltà, però. Sia nell'attacco precedente, nel passaggio terzino-terzino da Angelini, ma anche nel ritorno in difesa che un po' ha pregiudicato poi il gol del Cassano, appunto. Ancora Pugliese che viene fermato, sempre di questa, ma che è di sotto mano, bellissimo! Sì, ma la traversa, si scatta sulla no. traversa. E può ripartire sul Cassano qui al limite dello sfondo. Intanto ancora Iballi che prova ad entrare, e questo non è il limite dello sfondo. È sfondo. Bravissimo ancora una volta Franceschetti a prendere posizione, ora una un po' forzata ancora, e questa volta una... ancora Pugliese che sembra essere rimasto a pranzo dalla nonna. Intanto ancora questa volta Iballi non sbaglia. Guarda. Bravo Iballi, in questo caso viene semplice un tiro a incrociare, peraltro schiacciato in pressione dal difensore. Insomma, Iballi, come hai detto, è un talento da pallamano, sì. Ma un giocatore che spesso ha dovuto litigare un po' con problemi fisici che secondo me gli hanno inevitabilmente contrassegnato la carriera. Sì, sì. Poteva fare molto di più. Sì, può ancora fare perché è ancora un giovane atleta di origine kosovara, ma di passaporto italiano. Dall'altra parte invece Pugliese ora è uscito dal campo con Beric, che resterà in attacco in posizione di terzino destro. Non è la sua posizione naturale, però latita un po' di Mancini la Junior in questa stagione. Intanto proprio Beric è sopra gli Ostam. Ancora Angiolini subisce fallo e c'è anche un giallo, giallo per il numero 5 per Marco Fantinato. Eh sì, sicuramente Beharevic, come dicevi, non sarà magari agilissimo come un tempo, ma sicuramente è un giocatore da temere, ha un tiro formidabile. Intanto ancora Angiolini, questa volta serve Jostam, che sta facendo gli straordinari. Ancora Angiolini adesso, è uscito molto bene dalla posizione di pivot, dietro Beharevic, palleggia e prova a far pensare un attimo ai suoi. Beharevic serve bene dall'altra parte, Franceschetti, che questo è una bella rete. Parliamo degli errori della Juve, però onestamente occorre anche dire che molti di questi errori sono stati causati dalla velocissima difesa del Castelmaiolo, sì. Che muovendosi tanto anche con profondità induce anche a errare, sì. Più facilmente, no, gli avversari. Non si stanno risparmiando dal punto di vista fisico i giocatori del Castano, tant'è che ancora una volta provavano a ripartire in rimessa veloce, l'arbitro li ha ovviamente fermati perché da questa parte c'era appunto Bassanese, credo, ma credo anche Possamai, sì. Tant'è che Iballi si è evidentemente lamentato quei due richiamandoli all'attenzione perché era fondamentale ripartire in rimessa veloce. E intanto ancora Iballi che fa girare la squadra, poi viene fermato però evidentemente con un fallo da Franceschetti che se lo trascina via. È un fattore molto importante Bari in questo Cassano, sì. Dove fa il buon cattivo tempo, considerando anche che è fuori finora Moretti. Ora Beharevic, 7 metri con questo intervento falloso al momento, sì. Del tiro per la merda, il fallo giusto, ci sta assolutamente anche la valutazione dell'arbitro. Insomma, adesso staremo a vedere in questo. Sì, Bortoli contro... tentativo dei 7 metri di Bortoli, appunto, contro Fovio. Aveva preso quasi il pallone Fovio con la parte superiore della coscia. Sì. E dentro dunque 3-5 al minuto quasi 14. Fabio Messina, Albini, Jostam. Gelco Beric, ora ci sono scambi di due con Beric praticamente in posizione di centrale, sicuramente si incroceranno i due fra qualche passaggio. Angelini, Beric, Jostam, doppio pivot, Fabio Messina, si ancora. Libera Franceschetti con l'invenzione di Jostam. E inizia qualcosa da dire anche a Bassanese, però. La caratteristica straordinaria di Jostam è stato il movimento che ha tratto evidentemente l'inganno di difesa. Si è spostato senza palleggio verso sinistra e nel momento in cui avrebbe dovuto palleggiare naturalmente, quindi traendo l'inganno all'avversario, ha schiacciato il pallone a terra per Franceschetti, che però lo segue benissimo, quindi sì. Cioè, d'altra parte bravo, io ho fatto un grande passaggio, ma non sottovalutiamo i movimenti del pivot perché no, altrimenti sì. Tutto sarebbe vano. Dei due pivot in questo caso, perché anche Messina ha allargato la difesa, certo. Col suo movimento. Ora dall'altra parte molto veloce il Cassano Magnago con Possamai, che poi la bella gol, questo bella rete di Bassanese che ha scelto il primo palo.
ha preso lo spiffero, lasciato da Foglio, e ha trovato il 6-4 a Sano. Permane sul più 2 la formazione ospite. Sì. Con un primo tempo sì contrasto dalle errori, ma comunque piacevole finora. Assolutamente sì. Tra l'altro, tornando un attimo all'ultima conclusione che ha visto appunto in gol bassanese, big goal, tra l'altro molto bello anche il fatto che abbia pensato di schiacciarlo qui, intanto Yersam che prova a fare tirare ancora i suoi, scandendo i movimenti della propria azione d'attacco. Intanto ancora il tiro questa volta, ed eccolo Angiolini, che fino a questo momento era stato un po' a guardare. Sì, ora ha colto di sopra Moncelli, in questo caso non perfetto nell'intervento, sì. Non sembra, però c'è da dire, abbiamo visto una, anche qui un'azione, sembra noioso che parliamo sempre di Yersam, però con una finta ha praticamente sposato tutti gli altri tre in campo, portieri, compagni di squadra e avversari, quindi è stato proprio ipnotico come movimento. Assolutamente sì, torna in mente i molti commenti fatti dagli allenatori, no, durante gli allenamenti, per cui parlano appunto di quanto spesso il movimento, a prescindere da quanto giri la palla, possa, intanto a quest'arte ancora i balli, bravo bravo Franceschetti col muro, sì bravo questa volta, dicevo appunto di quanto anche senza far muovere la palla spesso si possono aprire le maglie avversarie, e direi che questi sono giocatori di altri livelli appunto, che riescono a farlo con tale tranquillità. Intanto qua Cassano questa volta, e 7 metri a mio avviso un po' dubbio, onestamente era fermo Angiolini, sì. Però ha visto un quasi questo è un classico, secondo me, errore da eccesso d'accademia da parte degli arbitri, che spesso magari non hanno giocato ad alti livelli, perché in quel caso ovviamente il difensore non può sparire, non può essere trasparente, è inevitabile che se il giocatore che sta attaccando, in questo caso là, la sposta il più possibile verso il centro, ci sia un avversario con cui scontrarsi. Intanto 5-7, sì, stesso angolo Bortoli, stesso gol, questa volta non ci arriva poi. C'è da dire che c'è anche la bravura e la furbizia dell'attaccante, che va a prendersi il contatto, no? Sì, quando vede che l'angolo è nullo, a maggior ragione è così semplice per un attaccante schiantarsi magari contro il difensore mentre sta andando a tirare, che lì l'arbitro deve rendersi conto anche fisicamente dell'impossibilità di cadere a terra in quel modo. Karic nuovamente, che parte dal centro, Bearevic, Yersam da destra, ora si incrociano i due, Angiolini fa tutto da solo, poi bella, trova l'autorete praticamente di Bortoli, ma è gol di Angiolini, era sembrato così liftato, insomma, invece poi effettivamente guardando il prosieguo, bravo in questo caso Angiolini, ma la deviazione ha tratto in inganno anche Monciardini, che non è riuscito ovviamente, non fosse stata rete sarebbe stato comunque fallo, perché era evidentemente trattenuto al polso Angiolini. D'altra parte i balli, Fantinato, possa mai i balli. Ora guarda come Monte non prova. No, però Messina. Guarda, allora, potersi la panchina da Junior, però andiamo a vedere, ci possono stare i due minuti. Anche secondo me, allora capisco Ancona per un semplice motivo. In linea di principio, scolasticamente, non era, come dire, un fallo scomposto, quantomeno un fallo che non rappresentasse quello che è il modo di andare a fare fallo in un'azione d'attacco da parte degli avversari. D'altra parte però irruenza e probabilmente il fatto che Ibagli abbia abbassato involontariamente il volto, che quindi abbia fatto sì che il giocatore della Junior potesse colpirlo con la spalla sul muso, ha accentuato poi quello che è il fallo, che inevitabilmente può o meno aver tratto in inganno gli arbitri. Non mi sembra una cosa, insomma, limite, comprensibile anche due minuti. No, io da fossi d'arbitro li avrei dati, perché è sembrato proprio andare in corsa molto, in maniera molto irruente. Poi magari dal campo è successo meno di quello che è sembrato da fuori. Da questa distanza poteva frenare un attimo prima Flavio Messina. Come dicevo, in termini di definizione è quello il fallo, ma ovviamente l'irruenza e tutto il resto hanno reso questo un fallo due minuti. Intanto ancora Cassano adesso con i balli, che si è spostato in posizione terzina sinistra, scambiandosi appunto. Intanto continua ancora il giro palla abbastanza rapido, i balli questa volta cambia ancora dall'altra parte, ancora una volta è sempre Thomas Bortoli, questa volta sceglie l'angolo alto, riportando dunque il Cassano Magnago Handball Club al più 2, quando sono passati 18 minuti e 30 secondi questa domenica pomeriggio abbastanza gradevole. Sì, abbastanza gradevole. Ora la Junior non deve perdere la testa, ovviamente, perché sì, è una decisione arbitrale, va rispettata, e manca ancora un'eternità, siamo ancora
al 18° del primo tempo, quindi ed è risultato di più 2, non occorre agitarsi, infatti era può venire avanti con Angelico, anche tirare forse. Sì, anche il caso perché non l'ha seguito nessuno a muro. Intanto Beanovic, ancora Beanovic! E qui forse tanto, col piede. Ha evidentemente toccato la palla col piede, evidentemente, però comunque l'arbitro non possiamo seguire, nessuno. Ma non penso se ne sia accorto. No, non nessuno se ne è accorto, forse solo noi due, perché sì, non abbiamo visto neanche proteste da parte degli atleti da Juve in campo. Qui ha fatto il possibile Beharevic, non era facile. Beh, tra l'altro tanta poesia nel tiro di Beharevic ha riportato un po' la memoria ai tempi in cui sì, davvero spaccavano le porte. Intanto ancora i balli. Bella questa conclusione che però finisce evidentemente aperto fuori. Il polso, peccato per Mazza. Giusto, sì, sì, Federico Mazza, che è uno degli atleti più giovani in campo, come ce ne sono tanti anche nelle file della Junior Fasano. E questa cosa, c'era lo spazio per il cosiddetto sottomano, però non ha lasciato il fatto che l'abbia fatto con il destro, insomma lì vai a chiudere per necessariamente, quindi il portiere ha come dire evidentemente un vantaggio, però il tiro c'era, ha lasciato il polso aperto come ben dice Antonio. Intanto viene ancora una volta fischiato e si riprende dai 9 metri. Franceschetti chiede Jostam che si allontani appunto la linea difensiva del Cassano, ancora Beharevic adesso si scambia questo duetto con Jostam, ma subisce fallo. Attento in... Intanto, molto bravo Golec anche a gasare i suoi in fase difensiva, apprezzando molto, no, gli interventi decisivi. Intanto qui Jostam, e ci sono i due minuti per il secondo per Cicci che trascina a terra. Sì, diciamo che Shishi è un giocatore fisicamente molto dotato, evidentemente alto, quindi nel momento in questo cui si sembra esagerato, non sì, mi sembra. Eccessivo, a mio avviso non c'erano questi due minuti, però ecco perché dicevo, essendo un giocatore comunque fisicamente molto dotato, è chiaro che spesso gli arbitri vedono più violenza di quella che in realtà lui metta all'interno dei propri contrasti. Intanto c'era stato un passaggio per rimanere in tema NBA, visto che la panchina del Cassano, no, cerca di riportarci oltreoceano. C'era stato un passaggio quasi alla Steve Curry da parte di Jostam, con la palla che finiva tra le sue gambe per le mani appunto di Franceschetti. E intanto viene richiamato in questo momento un time out. 20 minuti, 40 secondi, 6-8 per gli ospiti, quindi che sono in vantaggio. Antonio, una partita che sì, vede Cassano in vantaggio in questo momento, ma sostanzialmente la Junior è tranquillamente in partita e sono convinto che nei prossimi 10 minuti e nei 30 ovviamente la ripresa non ci annoieremo, e a salvo fare eccezione per clamorosi break da parte di una piuttosto che dell'altra squadra, la partita rimarrà in equilibrio fino almeno alla metà del secondo tempo. Sì, sì, soprattutto se si rimane con questo gap, no, ravvicinato fino alla fine del primo tempo, si potrà andare avanti così, vincerà chi avrà più energia, possiamo dire, più fiato, no, fino al termine. Entrambe le squadre erano da... Sì, intanto è stato, come dire, un time out quasi di comodo probabilmente, perché è Cassano che sta traendo maggior beneficio. I giocatori sono ancora lì a parlare, invece i giocatori del Junior erano già a spiare, ad orecchiare e a prendere posizione ovviamente nel tentativo adesso di capitalizzare questo attacco che potrebbe riportare sul 1 la Junior Fasano. Un'azione insomma che quindi manterrebbe il ping pong che le due squadre hanno. Intanto Antonio, hai notato, è rientrato anche in questo momento Pugliese, però in posizione ulteriormente decentrata dalla destra. Forse per ritrovare fiducia ci sta anche, no? Anche se non vediamo Flavio terzino destro, questo sicuramente no. Direi di no. Intanto ancora Jostam, Messina, eccolo qui, proprio in posizione di terzino destro, ci sarà uno schema bellissimo. Intanto Jostam, ecco infatti Messina che si scaccia in posizione di pivot, fa girare ancora il pallone dall'altra parte Angiolini, cerca Franceschetti, non subisce fallo il palleggio, allarga bene per Pugliese che entra e la parata ancora una volta di Luca Monciardini. Molto bravo Monciardini. In questo caso era non era semplice alzare soltanto la coscia, è stato bravo, ha collegato ovviamente coscia e avambraccio ed è riuscito a chiudere esattamente quella parte di specchio della porta in cui Pugliese avrebbe tirato. Non era entrato male Pugliese al tiro, no. Insomma, il ragazzo è chiaro che deve acquisire un po' di fiducia quest'oggi. Intanto ancora Cassano adesso.
si scambiano ancora molto veloce, sempre in velocità il Cassano Magnago. È la parata in questo caso, e pecca ancora, c'era ancora Fovio, ma bella la rete in tapine di Stefano Bassanese. Bravo Bassanese, per dire anche in questo caso pugliese si è addormentato sulla parata di Fovio. Giornata no, perché bisogna essere reattivi, no? Per andare, no, a evitare il tapin facile, ma poi Gastam in 12 secondi netti si mette in proprio e va a realizzare il 7-9. Era stato massimo vantaggio per Cassano Magnago, 9-6, sì, più 3. Cassano che è in inferiorità numerica, infatti sceglie la tattica del portiere di movimento con il pivot Mattia Dorio, che va a prendere il posto, diciamo, di Lamendola, che finora era stato in quella posizione. Il ballo, prima una prova finta, porta libera sempre per il Cassano, manovra velocissimo, riesce Fantinato con un cambio di mano, questo o è fallo e passi, sicuramente esatto, non può essere gol. Stavo pensando esattamente la stessa cosa, abbastanza clamoroso, cioè, stavo pensando la stessa cosa. È chiaro, è evidente che i passi fossero almeno più di 5, credo, però in quel caso ritengo che ovviamente la condizione del giocatore, anche lui probabilmente stava aspettando che l'arbitro li fischiasse un fallo, che peraltro c'era, a mio avviso, insomma, è evidente che la difesa della Juve non avesse commesso fallo tutta la vita. E no, credo appunto che anche Fantinato si aspettasse il fallo. Intanto vediamo che la parte della panchina della Juve Fasano ci si sta lamentando. Sì, un po' a turno tutti stanno protestando, ci sono stati, direi, anche che mi sembra anche la panchina. Esatto, anche eccessivo. Ovviamente è un errore assolutamente evidente, però c'è tempo, più 3, attacco Junior. No, allora, qua ci sono stati 3 errori, c'era sicuramente fallo che andava fischiato, poi ci sono i passi, anche invasione, perché ha tirato con un piede chiaramente nell'area, sì, quindi sì. A mio parere era fallo assolutamente per il favore della formazione ordine, ma dare il gol mi sembra un eccesso di vantaggio, diciamo. Assolutamente sì, ma ritengo che sia il grave, gravissimo problema che come dire, arbitri preparatissimi ovviamente che studiano moltissimo, ma ovviamente il problema può essere quando gli arbitri non hanno fatto palla a mano a livello, come dire, piuttosto elevato. Questo significa non comprendere spesso le dinamiche fisiche, proprio le dinamiche anche, come dire, comportamentali, che possono dettare uno piuttosto che un altro svolgimento dell'azione. E intanto si riprende, quindi adesso si torna a girare con Jostam, che fa girare ancora il pallone, che pugliese subisce fallo. E questo è il classico errore di quando non stai, sei completamente in palla e fischi 2 minuti senza che assolutamente ce ne sia un senso. In realtà infatti ha accettato anche in maniera pacifica, no, l'esclusione temporanea. Ma onestamente però, non, a me non sembra, esatto, non mi sembrano 2 minuti, anche perché la palla stava continuando a girare e a circolare. Il giocatore ha tra l'altro difeso di petto, quindi non era in un movimento eccessivamente scomposto. Intervento d'urto, violento, ma sicuramente non minuto. Sì, questo fa il pari, diciamo, alla scusione data a Flavio Messina precedentemente. Ma è il classico errore degli arbitri che cercano poi di compensare sbagliando 2 volte. Assolutamente sì. Tra l'altro si era partiti con non fischiare 2 palli, sì. Ricordiamo, quindi sembrava un arbitraggio un po' all'inglese, usando un gergo calcistico. Intanto qui Monciardini si è appunto lanciato sacrificandosi per non consentire appunto alla Juve di riprendere l'angolo. Aveva già intercettato prima, la Juve ha ripetuto l'errore questa volta. Comunque Antonio, non so se hai notato tantissimo, anzi l'hai notato prima e te lo faccio nuovamente notare, è altissima la carica emotiva che provano a trasmettere i giocatori in panchina ai giocatori in campo per il Cassano Magnago. Sì, sì, assolutamente sì, fa tanto questo in difesa. Ora bravo Bearevic a rubare la palla dai balli che stava andando a... Cioè, intanto la porta era libera, Fovio non se ne è accorto, poteva anche andare a concludere. Avevano un po', si erano un po' addormentati questa volta atleti del Cassano Magnago, con nonostante la palla persa in avanti avevano lasciato la porta smarrita. Fovio non se ne è accorto. Jostam, Pugliese, Angiolini, Jostam, Angiolini. Bella questa palla, Franceschetti ancora. Allora, Franceschetti è un giocatore che era arrivato un po' con lo scetticismo generale, no? Sai, il giocatore ovviamente
non aveva iniziato molto bene. E invece la cosa che sto notando è che a prescindere dai gol si sta arrivando davvero un talento nelle posizioni senza palla. È davvero un giocatore che sta facendo un sacco di movimenti che aiutano la circolazione della palla e non solo, e si capitalizzano anche in reti notevoli, che sta realizzando. Anche in difesa, ho visto anche un paio di muri. Ora è importante per la Juve restare a contatto, ha evitato il meno 4. Ora Mazza trova la traversa, poi bravissimo, bello, recupera, poi recupero intanto ancora Pignatelli, Pippangiolini, bravo il Casano, impedì di fatto la ripartenza. Ora Angiolini, che bella difesa, poi a botto di ora ha giocato veramente avanzato, poi Angiolini subisce fallo, aveva forzato un po' la conclusione, aveva evidentemente forzato la conclusione, nonostante sia ancora in panchina ma anche Bearevic stessero invitando la calma della squadra. Far entrare anche io, esatto, perché c'era da far entrare io, ci penserei prima di direi assolutamente sì. Ma torniamo alla storia di prima, davvero un gran bel tentativo di Mazza, tra l'altro, che era poi anche riuscito quasi a riprendere il pallone dopo che si era appunto schiantato violentemente sulla traversa. Però come hai detto molto bene, la riflessione pare sulla difesa del Cassano, che non solo è riuscito a tornare in tempo e praticamente tutti dietro la linea della palla, ma è riuscito anche a, evidentemente, ad arginare l'attacco rapido del Junior Fasano, e questi ne sono i risultati. Intanto Jostam, c'erano già giocatori a muro, Angiolini, Jostam altissimo con Bortoli che è lì su di lui, Messina gira Pugliese, gira anche Jostam, prova Jostam adesso per Pugliese, Bortoli la prende quasi per un pelo, intanto Angiolini, serve a Pignatelli che prova ad entrare e la mette dentro. 9-10, molto importante questa rete per la Junior. Anomale il movimento di Pignatelli, perché ha guardato al centro poi correndosi in maniera è come se aveva anche più spazio per andare più a fondo, invece al secondo passo si è quasi infodato e ha scelto la posizione di tiro. Insomma, le è andata bene, ha come dire pensato abbastanza bene di lavorare più con il gomito e il polso piuttosto che con il corpo. Intanto ancora Cassano in questo momento, sempre i palli, mi sfugge via la palla, bravissimo Messina, che palleggio, intanto ancora Rolini, è bravo questa volta Luca Monciardini, recupera con la palla la Junior e sbaglia qui Messina, attacco rapidissimo, vediamo se si rallenterà, e infatti si rallenta per consentire a Cassano di ripartire con calma. Che peccato, strepitò il palleggio di Messina, errore, svista nel passaggio subito dopo. Bravissimo anche Bortoli, che ancora una volta è il terzo recupero, veramente una rete interessantissima. Ha sbagliato pochissimo tra l'altro anche in attacco, credo abbia un 100%. Sì, ho fatto un errore all'inizio, poi è andato con 2-7 metri tra l'altro realizzati, è andato veramente in scioltezza proseguendo una grande partita. Ora c'è un fallo in attacco di Amendola su Bearic, se ne sono accorti solo gli arbitri, però va bene così per la Junior, mentre c'è il cronometro fermo perché c'è da asciugare il parquet. Dunque, meno di 3 minuti al termine di questo primo tempo, intanto anche Fovio va a confrontarsi con Messina e Pugliese, vediamo se ci sono apparenti, no, insomma tutto è rientrato, anche Scisci. Sì, sono tutti a disputi, diciamo, Scisci, però deve essere molto molto attento, peraltro manca moltissimo ancora, c'è tutto il secondo tempo, un giocatore abbastanza importante nella difesa del Cassano, dovrà difendere... Poi il classico centro dietro, no? È quello che fa molto. Dunque si riprende, un po' assonnata da domenica pomeriggio questa fase di gara. Messi, dunque si riprende. Sì. È importante nuovamente per la Junior attaccare per cercare il pari dopo essere stata sotto di 3. Lunghezza, io insomma Messina che spartendo sempre a questa posizione poi si schiaccia o alla o a pivot. Pugliese veramente è brutto da dire, ma sta sbagliando quasi tutto. No, tutto assolutamente, oggi non è in partita, è bene che esca, insomma, anche perché intanto d'altra parte c'è il problema, come dicevi, non ci sono moltissimi mancini nella Junior Fasano, però Pugliese sta evidentemente fuori forma, come dire, esagerando, è fuori forma il ragazzo e succede assolutamente a tutti. Pugliese ci ha anche deliziati in altre partite con delle conclusioni e soprattutto degli atteggiamenti difensivi anche piuttosto maturi per la sua età. Oggi non è partita, intanto le squadre adesso si confrontano,
ultimi due minuti e un solo gol di differenza. Si confrontano anche gli arbitri, avrebbero di che confrontarsi. E intanto Foglio si allontana scuotendo il capo, evidentemente c'è qualcosa che non va. Ancora invece possiamo vedere Mima dei movimenti a quanto pare difensivi. Dall'altra parte invece Kolec che cerca di unire ulteriormente il gruppo, sta parlando di fase offensiva perché ha mimato appunto un tiro sopra la difesa. E dunque si riprenderà adesso due minuti, meno di due minuti alla fine di questo primo tempo che, come dicevamo, sarebbe stato insomma una seconda metà di primo tempo punto a punto, e lo è stata. Adesso vedremo come si evolverà questa ripresa. Adesso ancora azione d'attacco per il Cassano, è proprio Moretti. Sì, che fa il suo esordio in campo per questa sera. Atleta importante anche per la nazionale, Alessio Moretti, che ha dato il cambio ai balli, lo sta facendo rifiatare. Se abbiamo ben capito, lo vediamo. La Mendola prova, è bravissimo Beharevic a non farlo girare. Sì, ci ha provato la Mendola, ma ovviamente ha chiuso molto bene la difesa della Junior Fasano. Si riprende ancora Moretti, mazza la Mendola, Fantinato, Moretti, il braccio è passivo alzato, ora Fantinato si perde, rischia i due minuti. Anche in questa circostanza ci poteva stare, in questo caso, perché ha tirato la maglia lasciandolo giù. Poi è Moretti che si alza, prova a tirare, invece serve dall'altra parte. Fa gol in questo, sì, caso, bravo Federico Mazza, anche se Fabio l'aveva, sì, intuita, era la centrale, la conclusione. E lì spesso dipende da quanto è bilanciato il portiere, perché era appunto nel movimento verso a seguire, quindi inevitabilmente, sì, si è trovato sbilanciato, non è riuscito ad avere la gamba magari leggermente posta all'indietro che permettesse appunto di non seguire il movimento del pallone. Intanto vediamo Tarangelo dietro la porta di Fovio con una maglia in campo, forse ha sperato fino all'ultimo un recupero. Sì. Pugliese è bravo questa volta nello scarico a Fermo Messina, che però da quella parte non può avere vita facile. E adesso è un'azione molto importante per il Cassano, perché potrebbe essere quella. Intanto palla fuori, riparte subito Fovio, e al contrario invece adesso è fondamentale per la Junior metterla dentro. Di qua si sta un errore quasi di gioventù il Cassano, perché aveva, sì, tempo per... Bravo qui Yerstam, manca pochissimo, 5 secondi, 4, la conclusione viene pienamente curata, sarà tiro franco. Ha rischiato sì, il rosso praticamente, perché beh, sì, lì c'era col insomma piede, sì. Però sarebbe stato eccessivo veramente punire anche questa cosa qui. È chiaro che in questi casi quando c'è, evidentemente era l'ultimo secondo, già avuto due scuse temporanee, alcune, ma anche poi non c'era la volontarietà con il movimento del piede. È chiaro che se tira uno così basso è chiaro, sì, che ci siano molte probabilità di colpire il piede di qualcuno. Visto alcune scelte precedenti non ci sarebbe sorpreso, diciamo, sì, no? Intanto finisce con questo tiro franco tirato alto da Yerstam sulla traversa. Più due, che poteva essere, sì, più tre, insomma, occasione persa per il Cassano. Anche pari, poteva anche meno essere uno, meno uno. Sì. E dunque questo dimostra di quanto la partita fino a questo momento sia stata equilibrata, divertente, è giocata sul punto. Staremo a vedere se il secondo tempo ci permetterà di vedere una partita altrettanto gradevole. Siamo fiduciosi, ci vediamo al secondo tempo di Junior Fasano Cassano Maniago. A dopo.
sta per ripartire qui la gara nella palestra Zizi. Primo tempo 11-9 Cassano Magnago. Dobbiamo dire un bel primo tempo con diversi errori su tutti e tre le parti, possiamo dire così, tre i fronti, no? Junior, arbitri e un po' meno, anzi decisamente meno, Cassano Magnago, che ha fatto una partita quasi perfetta, soprattutto sul fronte difensivo, un ottimo equilibrio, no? Velocità, movimento costante. Speriamo che si siano anche rasserenati gli animi, no? Un po' meno nervosismo, no? Dopo questo primo tempo. Sì. Abbiamo visto accomodarsi in tribuna era Davide Notarangelo, un'assenza che comunque sta pesando la Juve, perché è un ingresso che è sempre stato importante anche a livello psicologico. Sì, è un giocatore che nel momento in cui entra in qualunque partita, insomma, in ansia per quanto riguarda il suo atteggiamento offensivo, soprattutto per quelle che sono le sue caratteristiche difensive, riesce sempre a garantire non soltanto ossigeno ai propri compagni, ma anche la giusta carica emotiva, che lo ha reso comunque un giocatore, anche se in non moltissimo tempo, insomma, un giocatore giovane e promettente. Intanto si riprenderà quindi con il Cassano adesso in possesso palla, e dunque la Mendola per i Balli, che è rientrato quindi effettivamente nella parte finale del primo tempo, aveva lasciato posto a Moretti. Sì, evidentemente non è nella forma migliore Moretti, no? Se in condizione normale avrebbe giocato 60 minuti più recupero, sì, esattamente. Che non esiste in questo sport, ovviamente, lo diciamo per ironizzare. I Balli, mazza, una solita manovra velocissima, ma anche la Junior risponde, sì, a una bella frequenza di gambe, no? Sì, no, in questo caso appunto il fallo su Possamai ci fa capire come effettivamente la difesa della Junior abbia seguito perfettamente il movimento, ma dici giustamente, attacco molto rapido da parte del Cassano. Intanto ancora Possamai adesso, sì, proprio i Balli, il passo già alzato, sì, 45 ancora secondi. Fa girare il pallone, prova a qui fallo in attacco, bravo Angiolini, sì, a prendere posizione. Ora io stiamo con un passaggio veramente alla Ginobili, sì, in elevazione con un braccio in sospensione, vabbè. E anche in questo caso bravissimo Minatelli, un plauso alla difesa del Cassano che era rientrata perfettamente in posizione. Qui Pignatelli è andato sul figuro, no? Sì, sulla faccia del portiere, lì o rischi di prenderlo in o prendi due minuti oppure è gol, insomma. Qui il portiere, tra l'altro, ha visto che Monciardini si stava anche lamentando proprio di questo con la panchina. Sappiamo che sì, non è il colpo più sportivo della palla a mano, molto corretto intanto, ma spesso risulta essere anche involontario. Intanto sì, ancora Cassano adesso con i Balli, che fa girare per Possamai, che prova a puntare Messina, sempre i Balli, due si scambiano ancora il pallone, poi fa girare ancora Possamai, si viene richiamato ancora una volta il passivo da parte della panchina della Junior, lo mette, sì, viene accontentato. Ancora i Balli, che questa volta deve tirare, prova ad entrare, cambia dall'altra parte. C'era solo la deviazione, sì, certo, ci sembrava strano. Dicevamo, ora fallo in attacco di Lamendola, Bearevic, bravissimo. È tornato in difesa quello dei tempi d'oro, sì, possiamo, sì, dire. Sì, sì, beh, evidentemente molto in forma. Intanto qui inchioda prima di fare invasione Pignatelli. E cioè, Angiolini avrebbe avuto spazio a veramente per entrare, però ha preferito, sì, lanciare Pignatelli, che però ha dovuto inchiodere perché era già sul passo, un passo e mezzo, sì, era un passo di cibo in avanti. Intanto ancora Jostam, Angiolini si fa vedere ma preferisce Pugliese. Ancora Jostam riprende il pallone, passivo anche passivo da Zalo, Angiolini il tiro è in caduta, Monciardini che si arrabbia con i suoi in posizione di muro, ed effettivamente ha tutte le ragioni del mondo. Qui ancora Fantinato per Possamai, adesso i Balli, ancora per Possamai, c'è Fantinato dall'altra parte, subisce fallo Possamai e va fuori adesso anche Scicci, sì, un solito cambio, solito cambio con la Mendola. Tanto viene ancora una volta fermato il tempo per permettere la pulizia del parquet e anche del pallone, che ci sembra, e anche del pallone, cioè. Nella circostanza precedente, sempre quella del tiro l'altezza a volte, cioè forse da palo l'avrebbe fatto posto al 100%, sì, a prendere il portiere. In questo caso ci sta, che è capitato anche, non era volontario ovviamente, la mirano esageratamente vicino all'alto di Pignatelli.
Assolutamente no, intanto si è ripreso il gioco, si riprende quindi con i balli ancora Fantinato, possa mai ancora i balli che cerca di servire la ancora sì, la Mendola, ma era stato Franceschetti a colpirlo al momento della conclusione. Tanto a momenti dovrebbe anche alzarsi il braccio di passivo ancora Fantinato, è alto, anche tu poteva entrare, no? Non ci ha creduto abbastanza. Si arriva sempre al limite del passivo e questo comunque intanto dall'altra parte questa volta lo prende in faccia, questa volta l'ha preso in faccia. Fabio non si è scansato, no, ovviamente no. Però guarda, Cassano strivando sempre in passivo e questo è il sintomo di una buona difesa da parte della Junior Fasano. Tacco pareggiato, compito dei tiri in faccia, esatto, il numero dei tiri in faccia da una parte e dall'altra. Chiedeva il provvedimento disciplinare alla panchina, però d'altro canto c'è da dire che molto sportivamente ovviamente l'atleta Stefano Bassanese ha chiesto scusa più volte poi anche alla Juve. Riparte rapidamente i balli che cerca il completo cambio di gioco dall'altra parte, cerca ancora il tiro questa volta, ma era comunque è morto di acrobazia, aveva quasi trovato una rete bellissima peccato perché si era mossa molto bene, aveva anche il deficit dell'avversario accanto, è entrato, ha provato a fare questo tiro dall'altra parte rispetto alla sua posizione nei confronti della porta, finita fuori e si mantiene dunque in parità 11 pari al quinto minuto di questa ripresa di gioco. Intanto ancora Yosam sta giocando molto bene la Juve Fasano, intanto Pugliese ancora Angiolini, eccolo qui, lo serve. A momenti si alzerà anche il passivo, eccolo qua, infatti Pugliese prova ad entrare, la mette dentro, 12-11. Finalmente, devi dire, finalmente si è sbloccato Davide Pugliese, si prende il 5 dalla panchina e c'è il time out d'Amato dalla panchina del Casamaiago che, come dicevi tu, non sarà più trovando un varco in attacco. Ha sbagliato qualcosa in attacco la Junior, però in difesa veramente un ottimo 5 minuti perfetti, devi dire. Esattamente, in difesa 0 gol subito in 5 minuti. In difesa la Junior Fasano ha fatto un secondo tempo davvero perfetto, ha portato sempre sul passivo gli avversari ed è poi realmente questo, sono convinto, che vuole mister Francesco Ancona. Dall'altra parte sono mancate evidentemente le idee nel Cassano e hanno permesso alla Junior di riportarsi in vantaggio 12-11. Dovrà lavorare proprio sulle idee, sulle invenzioni, sulle aperture delle maglie avversarie Davide Colez, e proprio quello che è mancato in realtà, anche il movimento senza palla, per quanto la Junior abbia difeso abbastanza bene, sono mancate dal punto di vista offensivo quelle opportunità, quelle invenzioni per permettere di creare lo spazio necessario. Peraltro Antonio, nel momento in cui si era anche creato c'è stato un attimo di timidezza, per lo più quell'occasione di possa mai poco fa in cui non è entrato e poteva tranquillamente entrare. Sì, intanto sta per riprendere dopo il time out l'incontro, 5 minuti e 19 secondi quelli disputati finora. Manovra con i balli, solito giro di palla tra i tre centrali diciamo d'attacco. Ora c'è l'incrocio con Mazza che prova, allora, liberato la Mendola, è Fabio strepitoso con la mano sinistra di richiamo a dire no alla Mendola. Sì, grande parata di Fabio, questa è una parata ovviamente d'esperienza, sai come andare a completare il movimento. Giovini, intanto c'era sicuramente un provvedimento disciplinare per College perché ha richiamato l'attenzione. Sì, cerchiamo anche noi di capire a nostra volta e farne un commento per voi a casa che sta insomma seguendo qui su Eleven Sport. C'è il giallo in streaming. Guarda, io ci piace immaginarvi a casa con carrozze accanto al fuoco, il tablet, è una partita però che davvero sta animando questa domenica pomeriggio. Sì, partita di 4-0 in questo di ripresa. C'è da dire che a mio parere sono un po' giudicate le proteste di Davide College, perché sulla grande parata di Fove in una circostanza Franceschetti era intervenuto pausamente sulla Mendola, ci poteva stare assolutamente, non il 7 metri ma perlomeno il 9 metri classico, perché era a spalle ancora aperto quando è intervenuto, poi si è girato dal tiro liberamente. Sì, a mio avviso però eccessive le proteste di Davide Colez, che viene però soltanto ammonito da parte dell'arbitro. Adesso si riprenderà quindi con il Cassano Magnago, che deve necessariamente segnare per
mantenere il passo di una Junior strepitosa in questo secondo tempo. E intanto anche la Junior adesso ad applaudire dalla panchina. Fa girare bene palla qua i balli, Serena Borti. Però scivola molto bene in difesa Junior, sì, non lascia spazio la mazza. Prova, sbaglia. E questo è l'errore indotto dalla Junior, sì, come dicevamo prima tempo, gli errori della Junior indotti dalla difesa. Perfetto, l'errore dall'altra parte. La palla ancora! Il Franceschetti! Messina, sì. No, ma anche il movimento di Franceschetti a uscire per creare, sì, lo spazio al bar, per Flavio la difesa Messina. Del è esattamente quello. È bravissimo anche io, stiamo ovviamente a seguire il movimento dei due giocatori in posizione di pivot. Che bravo Franceschetti nel movimento, davvero. Sì, bravo, bravissimo. Io sono no look. Allora, c'è da dire un gol di Bassanese che sblocca. Intanto Flavio Messina forse aveva subito un contrasto al momento del tiro di Bassanese, che ha sul primo palo, così non ha fatto gol nel primo tempo, ha replicato la ripresa. Allora viene fermato il cronometro nuovamente, perché Flavio Messina che ha subito qualcosa. Contemporaneamente si asciuga anche il pallone, poi fase confusionare, sì, cioè, sì, in questo momento sì. Comunque, tornando all'atteggiamento difensivo della Junior, c'è ben poco da dire, sta dimostrando in questo secondo tempo di essere quasi impenetrabile, lo dicono i numeri, ma lo dice anche il fatto che ha portato, come detto, in passivo gli avversari, spesso ad errori come il passaggio terzino finito fuori poco fa. Insomma, una buona difesa fino a questo momento, e come spesso si dice, le migliori partite si vincono in difesa, non so. Sì, o una migliore difesa è l'attacco, si vuol dire, no? Pugliese, io stavo, si rianima anche la panchina. Io stiamo ancora a girare per Angiolini, il momento di Franceschetti libera, entra lo spazio per il numero 7 della Junior, dall'altra parte Messina, è proprio Flavio Messina quindi a portare su 15-12 al minuto 7:40. E intanto ancora i balli dall'altra parte, fa girare il pallone e questa volta passi netto da parte di Federico Mazza. Irriconoscibile Cassano in questa ripresa, irriconoscibile. E intanto ancora Angiolini, Pignatelli, Angiolini ancora, Jostam a girare bene il pallone. Angiolini viene fermato con un fallo e per 9 metri tutto nella norma, ricordiamo che Scisci è anche al limite, tra l'altro già i due minuti per il numero 2 del, sì, Cassano. Qui ancora Angiolini, bella parata strepitosa di Monciardi, bella parata, la telefonata, diciamo, nel senso che l'angolo era quello, però comunque deve arrivarci con la punta delle dita, perché era bravo anche Mazza, e poi va contro foro. Sì, tanto parte sportivo poi qui a spintonare l'avversario, Mazza, che però gli era praticamente arrivato addosso, intanto sì, non poteva scansarsi. 15-13, 9 minuti fra 10 secondi, e quindi due i gol in più per la Junior Fasano, che si è resa protagonista questa prima parte del secondo tempo davvero strepitosa. E adesso Jostam ancora altissimo come sempre, ha bisogno di spazio per muoversi e far muovere i suoi compagni. Ancora qui questa gran palla, peccato, ma aveva subito fallo. Bello il movimento, il polso a cercare nuovamente il suo socio in affari Franceschetti. Però anche qui bisogna fermare il tempo, cioè non è che, sì, puoi parlare e spiegare. L'arbitro non... completamente in palla comunque. Ancora Pugliese, ancora Jostam, il tiro da fuori, e questa volta Ilic dice no. Anche in precedenza forse era Ilic a parlare, Monciardini, sì, non... sì. No, era Ilic. Bortoli, bravo Pignatelli, fermato. E questa volta viene fermato il tempo, per asciugare. Perché? Poi si scambiano E intanto ancora tempo in questo momento che viene fermato. Si procede quindi alla pulizia del perché. E il più due della Junior Fasano. Adesso Pignatelli che verifica che si possa dunque proseguire, l'azione è abbastanza cruciale adesso per il Cassano, perché potrebbe portarsi nuovamente sul meno uno quando sono passati 9 minuti e 50 secondi di questa ripresa. Intanto ancora Mazza, Fantinato, Mazza, adesso i balli
fanno girare nel pallone rapidamente, ma la difesa della Juve non sembra alzarsi affatto. Intanto i balli, prova il tiro. Bravo il muro Beharević. E fa ripartire con calma adesso, sempre Jostan a voler gestire. Qui intanto viene nuovamente fermato il gioco per garantire ancora la pulizia del parquet. Dunque sprecata un'altra occasione, a mio avviso Iballi ha scelto di concludere in maniera frettolosa, poteva tranquillamente continuare a far girare il pallone nel tentativo di aprire le maglie giallissime, potremmo dire, della Junior Fasano. Intanto riprenderà brevissimo, vediamo, qui si scambiano dei commenti, il neo entrato De Angelis e Jostam. De Angelis Alessandro, il centrale molto giovane, ancora più giovane fratello, che quest'oggi sta venendo a giocare nel suo ruolo da titolare. Marco Pignatelli, bella partita di Marco Pignatelli, si giocherà abbastanza bene anche oggi Pignatelli, ma staremo a vedere. Mancano ancora 20 minuti e solo due gol separano le due squadre. Intanto ancora De Angelis, bene Jostam, fa girare adesso ancora per Angiolini, movimento, fanno a botte in posizione di pivot Franceschetti e Scisci. Intanto Angiolini che prova a entrare, serve Messina che si gira, c'è Ilic, però l'arbitro aveva già fermato il gioco con che si riprenderà adesso da 9 metri. E intanto ancora Jostam, si prende i suoi soliti tempi. De Angelis prova ad entrare, sfondo di De Angelis, qui pecca evidentemente di inesperienza. Prova adesso subito a ripartire, neanche più di tanto subito, il Cassano che lentamente con Moretti è rientrato appunto in campo al posto di Iballi, quindi con Mazza e Samai che invece si è spostato in posizione di terzino destro. Adesso ancora Moretti, ecco qui Possamai in posizione di destro, come detto al posto di Mazza, la prende quasi da terra, ancora Mazza, fa botte in posizione di pivot e si gira la pendola, subisce però fallo. Beharević non lo fa girare, Beharević è una condizione fisica evidentemente sbagliante. Intanto ancora Possamai, qui Moretti, Mazza, ancora Moretti, Possamai, e qui poteva continuare a far girare, se fosse uscito qualcuno c'era tranquillamente in posizione di terzino destro proprio Mazza, passivo intanto, ancora Mazza, ancora Possamai, adesso Moretti devono accelerare perché ricordiamo sono sotto passivo, prova ad entrare, ma subisce fallo. Non c'è spazio, muro giallo, ancora Moretti, qui il tiro questa volta di Possamai esce fuori, ancora Beharević, muro è... Si sta sostituendo, siamo a al settimo passaggio, ancora... deve tirare regalo, questa volta il pallone ancora per Pignatelli che contropiede contro Ilic, vediamo, e la rete di Pignatelli, quindi 16-13, riparte rapidamente, c'erano tutti tranne però Bortoli che era evidentemente oltre la linea di metà campo, l'arbitro non se ne è accorto. Intanto ancora dall'altra parte, brutto compito, prova ad entrare la rete di Cassano, quindi Mazza, ritmiatissimi, bravo Mazza in questo caso, dici bene, un tiro in controtempo che appunto preso di sorpresa anche il numero 16. Sì, ha rischiato anche Franceschetto all'intervento su Moretti, quasi sul volto. Ci sono anche i gol della Junior Fasano che adesso potrebbe portarci su più 3 al minuto 12:45. Intanto ancora Jostam si alza e credo che sia questa la chiave dei benefici offensivi della Junior. No, Jostam altissimo che fa il triplo dei passi che dovrebbe fare, è davvero bravissimo questo giocatore. Intanto ora Jostam prova ad entrare, muove lo spazio per Pignatelli che riesce a entrare, Ilic, sì, diciamo una Ilic in più, c'è da dire che Pignatelli in power play ha provato a fare tutto da solo, ancora passi, frazione di passi, la parata del portiere della Junior, intanto rimane. Poi però subito anche fallo Mazza, anche qui o fischi passi o fischi il fallo, però non, e intanto Beharević che va a parlare con Mazza dicendogli che probabilmente non è così tanto violento l'intervento, per cui il giocatore numero 85 è andato a contrasto, però c'erano passi prima, cioè non... sì vabbè, insomma, ma in quel caso come dire, qui intanto se le promettono per un ritorno in campo di Beharević a pochissimo, proprio lui il numero 85 Mazza. E intanto sì, diciamo, gli arbitri non hanno evidentemente visto i passi, ma ormai la cosa alla luce del 14esimo minuto della ripresa non ci sorprende neanche più di tanto. Intanto ancora Jostam adesso, dicevamo Antonio, la chiave del pavimento offensiva è della Junior, adesso è un po' mitteleuropea questo attacco che parte da dietrissimo, quasi dalla
sì. dal disco di centrocampo, perché giocatori che fanno gli straordinari nei movimenti e spazi che vengono inevitabilmente a creare. E tutto ancora dall'altra parte, bravo Ilic, questa volta perde anche il fischietto, l'abbiamo anche il Puglia, sì. Ha sbagliato ad andare contro Ilic, là sono due minuti perché non può andare a interpretare di testa. Ora c'è il fallo di Flavio Messina. Comunque Ilic sta tenendo a galla i suoi, comunque sì. Si è reso protagonista di due parate davvero notevoli. Sì, in questa fase per due volte la Juno poteva andare più tre, è stata tenuta sul meno 2. Ora Dorio nuovamente in posizione di pivot, giovanissimo ma altissimo, l'atleta numero 77 della formazione del Castellammare, con Ramoretti cerca un varco ma ancora mobilissimo di questa Juno. Massanese, è bello questo gol, davvero un ottimo ingresso alla posizione della sinistra, sì, però ancora una volta maglie serratissime per la Junior Fasano. Io sì. ritengo che ogni allenatore vorrebbe vedere quantomeno una difesa così sulle gambe, così rapida e così soprattutto sì. coordinata anche in maniera, come dire, in termini comunicativi tra un giocatore e l'altro. Non è semplice seguirsi. No, assolutamente. L'unico spazio concesso nelle ultime azioni, come dimostrano i gol subiti, è quello da sinistra, da vertice basso. Poi bravo Bassanese a trovare lo spiraglio per tenere anche i suoi sotto di una lunghezza. Ora però si pensa a Jostam, bravo in questo caso Jostam, tra l'altro tra un tiro tra due giocatori, bravissimo, potente, rapido. È quel classico tiro, Antonio, che se facesse un qualunque altro giocatore si schianterebbe sugli avversari. Sai, quel tiro un po' ignorante, sì. potente, nel tentativo di bucare la difesa. È incredibile quanto però Jostam riesca a metterla dentro e a superare, anche a individuare lo spazio fra gli avversari. Questo ti fa capire che non è quel tiro ignorante, è un tiro pensato, è un tiro voluto, è un tiro deciso. C'è l'ultimo movimento del polso, l'ultima frazione di secondo, lui riesce a determinare la differenza, come dici tu. Intanto grande parata di Fuoco su Moretti, tra l'ignorante e la bravura, no? Angiolini. Qui intanto ancora Angiolini che prova a servire il compagno in posizione della sinistra, che era Pignatelli che entra ed esulta. Ha fatto la stessa cosa del primo tempo, cioè sì. Sembra che deve passarla, sì. cioè, volto rivolto al centro dell'area, e poi chiude il polso, movimento un po' scomposto, però riesce anche a essere efficace. A quanto pare efficace, esatto. Sì. È stato ancora Cassano adesso, che però è sul meno 3 al 16° minuto. Intanto adesso i balli, chiamato agli straordinari, che ancora, e però onestamente sì, bravo sulla figura, era però era una sagoma di Foglio, c'era un cartonato, lo mettono in allenamento prima delle partite, era lì una X perfetta e Fantinato gliela tira praticamente sul braccio, sì, sul braccio largo. Intanto ancora Pignatelli che prova a girarsi ad entrare. Grande prestazione Pignatelli, lo torneremo ancora una volta. Sì, una buona partita da parte del numero 24. E ancora altissimo in questo caso il centrale della Junior Fasano, che bello però vedere così. Intanto non esce nessuno e chiamano al movimento anche i propri compagni. Intanto Angiolini che prova a tirare, comunque subisce fallo, c'era Ilic, ma questo regolamento è 7 metri perché sì, esatto. è lanciato al tiro. Intanto gioco fermo, diciamo il fatto che fosse però meno violento del previsto e non proprio, no, a ridosso, di... esatto, non proprio a ridosso della linea dei 6 metri, invece fatto di che l'arbitro potesse decidere invece di assegnare i 9 metri alla Junior Fasano. 18-15-17 i minuti, e intanto si confrontano ancora proprio Moretti e Messina, sì. e l'arbitro quasi aspettava che finissero di chiacchierare per rifischiare l'inizio del gioco. Intanto ancora Pignatelli per Jostam, deve inventare qualcosa, qua perde il passo ma è incredibile, bravi al limite però. E intanto ancora Angiolini, pugliese adesso, Jostam dall'altra parte del Pignatelli che non se la sente dentro, perché è bravo Franceschetti con una mano, prova a girarsi, deve e tirare la gran fallo. Bravo Franceschetti in questo caso. Intanto ancora Jostam, deve tirare anche lui il tiro, che è un po' mezzo deviato. Ilic non ha difficoltà. E intanto ancora il numero uno in tutti i sensi oggi, davvero prestazione maiuscola da parte del giocatore del Cassano. E intanto ancora Fantinato per i balli, che fa muovere la sua squadra, serve ancora Fantinato dall'altra parte, si gira, prova l'ingresso in pallonetto che colpisce il palo da parte di Bassanese questa volta. Ha sbagliato palo perché il topone è sempre andato bene, questa volta ha provato col secondo, sì. e
Peraltro, allora il problema è che quando fai un buon movimento e arrivi a ridosso del portiere, o la controlli col polso, ma se pretendi che il tuo pallonetto debba essere dettato soltanto al movimento del braccio, quasi sempre dico, andrà oltre anche la porta. E intanto diamo time out da parte di Francesco Ancona. Potranno tornare a confrontarsi tutti i giocatori ed anche i rispettivi allenatori. Avrà un bel po' da dire Colez Antonio, perché meno tre, ma un Cassano però che si sta mantenendo a galla, ma in questo secondo tempo probabilmente non è mai entrato in partita. No, sono completamente d'accordo con te. Ricordiamo che hanno lasciato sul 9-11, no? il punteggio, no? Ma a questo punto siamo sul 18-15, quindi un parziale di 4-9 la torre della Junior, un parziale di 5-0 praticamente di vantaggio, che come hai detto tu dimostra soprattutto le difficoltà offensive del Cassano, che sta faticando a trovare spazi tra le maglie della mobilissima difesa della Junior Fasano. Sì, intanto cercavo di capire quanto sta accadendo nel gruppo Junior, perché ancora continua ancora una volta a distruggere i suoi sulla fase difensiva. A quanto pare pretende di più, ma direi che la Junior in fase difensiva si è dimostrata abbastanza impeccabile. Intanto si riprenderà quindi con proprio la Junior in possesso palla d'attacco. Sembrano rientrare anche tutti gli effettivi dopo questo time out, anche nelle file del Cassano, credo, vediamo un attimo, sì, quanto pare sia anche nel Cassano, quindi c'è soltanto, no, quindi non ci sono cambi, è soltanto Bortoli però che viene adesso in posizione ancora più avanzata, perché come si può vedere è supportato adesso da Moretti. C'è una 4-2 praticamente, sì. Una 3-3, esatto. Larghissima, queste non si vedono facilmente nella pallamano italiana, questo tipo di difesa che però favoriscono i varchi. E uno di questi, bravissimo Pugliese, vedi, avevo messo un po' macchinoso nel primo controllo, però sì, efficace nella conclusione. Ai limiti il primo controllo, perché in quei casi spesso gli arbitri se intravedono la possibilità di toccarla con una gamba fischiano anche il fallo. Qui intanto i balli non c'è. Quando anche i balli non trascina più i suoi, che è stato evidentemente il playmaker nella prima parte di gara, sembra quasi tramontare adesso la speranza della Cassano. Sì, 4 gol, mancano 11 minuti, è un'eternità nel pallamano. Assolutamente però sì. L'atteggiamento non sembra dei migliori. L'atteggiamento, esatto. E per adesso Angiolini, Jörstam in posizione terzino sinistro, Angiolini, Pugliese. Con calma Angiolini e Jörstam. Adesso prova a dettare un po' i tempi in 95. Angiolini, Pugliese adesso prova il tiro centrale facile per il che lancia subito il compagno, lo lancia anche troppo e si arrabbia con se stesso per un'altra occasione sprecata e chiede anche scusa adesso il numero uno. Ha fatto degli ottimi interventi, questo è un po' più semplice, però ha esagerato, ha tenuto premuto troppo il quadrato. Intanto sì, ancora Angiolini, Jörstam, ancora Angiolini, adesso per Jörstam che cambia per Pugliese, prova ad entrare ma viene fermato qui intanto Messina, bravo tra l'altro mentre si portava a terra Messina, è stato bravo da tutirgli la caduta Mattia Dorio. Sì, è sportivo anche nel controllare la caduta dell'avversario. Intanto adesso ancora si procede con la pulizia del parquet, 10 minuti a partire da adesso, è risultato che è 19-15 per la Junior in vantaggio, ma come dicevamo poco fa l'atteggiamento del Cassano che sembra essere cambiato e, insomma, Davide Colez adesso dovrà riportare cioè all'entusiasmo del primo tempo e dovrà farlo nel minor tempo possibile se vuole riparare questa partita. Tanto ancora Jörstam adesso, Angiolini, altissimo Jörstam, De Angelis, ancora Angiolini, via Jörstam, i due si scambiano ancora il pallone, gironzola Pignatelli, intanto Angiolini ancora che prova ad entrare, serve De Angelis, bravo nel passaggio rapido, bravo anche Ilic, ancora adesso deve ripartire rapidamente il Cassano in questa azione velocissima, ancora i balli che va a servire il compagno, ancora si allarga dall'altra parte Moretti, l'arbitro cosa ha fischiato? Ha fischiato interruzione perché è rimasto a terra, ok, perfetto, sì, c'eravamo un attimo
fermati anche noi nel tentativo di interpretare la... Sì, era stato molto arbitrale. Bravo De Angelis, sì. Prima. Moretti però no. No, dall'altra parte Moretti no, non è al suo meglio, si vede. Però De Angelis era stato molto bravo, perché se ci fosse stato un mancino al posto di Fabio Mensino, sì, lì avrebbe avuto anche molte più opportunità. Sì, nonostante Ilic comunque è un portiere che occupa parecchio spazio in queste situazioni. Si riprenderà quindi tutto ok per Pignatelli in dall'area di proprietà del numero 6 del Fasano, Vito Fovio. Highlander ormai no, quando si ritirerà speriamo il più tardi possibile, gli andrebbe intitolato proprio quel pezzo azzurro, o meglio vedremo di che colore sarà quello del nuovo palazzetto che è in fase di costruzione, lo vediamo da qui a un punto dalle finestre della palestra Zizzi. Angioli intanto cade per terra Francesca, ti scivola anche Angiolini che resta anche a terra, anche qui un po' incoscienti Gabri, perché è accaduto a tre giorni prima di ripartire, occorre anche sincerarsi la situazione. Ma però sì, non comprendo perché spesso si vogliono fare queste decisioni, si prendono queste decisioni un po' anche per dimostrare chi decide il, perché è giusto la anche valutazione dare velocità, delle azioni, no? Però in questo caso il ragazzo era a terra, grazie a Dio non sono calciatori, quindi non ci pare, fa questo sport che è abbastanza violento, un pugno sul fianco, non sono Angiolini abituati a mentire rimanendo a terra per molto tempo. No, poi Angiolini soprattutto non è una tira che mai abbiamo visto, sì, protestare anche in questo caso per recriminare un pugno sul fianco, qualcuno c'è stato, ma al di là del contatto, no? Se c'è velocità, che l'azione è generata dall'altra parte, è giusto pure aspettare, a meno che non sia un colpo al volto per cui intervenire all'istante, ma in questo caso che la palla era ancora ferma lì, cioè fermare l'azione, sì, due secondi in più, sì, sì, non esatto, avrebbe esatto fatto peraltro male a nessuno. Quel giocatore poi rimasto a terra, intanto il Cassano è tornato sul meno 3, adesso molto importante questo gol per la Junior, andremo a vedere, è molto importante, la difesa deve essere d'acciaio per il Cassano, staremo a vedere proprio con Mattia Dorio. Intanto entra e c'è il gol, bravissimo, bravissimo Alessandro De Angelis, alla nota d'angelo grande per un gol molto importante, cioè devi essere anche, devi avere molto coraggio perché devi avere personalità. Sì, prima è andato a prendersi lo sfondo, cioè a procurare lo sfondo a favore degli avversari. Stavolta ha trovato il varco giusto con il giusto timing d'ingresso e ha fatto fuori Ilic, mentre l'altra parte prova a trovare spazi, ma Moretti va nella gabbia costruita da Angiolini, Franceschetti e Bearis. Non è invidio. No, assolutamente no. Dorio da terra, ci prova, poi ancora De Angelis. Bravissimo De Angelis, che bravo. Come un gatto. Bravo De Angelis, che bravo. Si alza la panchina per applaudirlo. Grande riflesso da parte di De Angelis, ma grave errore da parte di Dorio. Prima non puoi avere un fisico del genere e anticipare così tanto il movimento quando devi andare a giocare a pivot. Era già praticamente a terra. È chiaro che un portiere che ha più o meno dai 100 ai 150 anni di esperienza come Vito Fovio, sì, legge esattamente l'unico tiro che puoi fare, praticamente è quello. Quindi però subito dopo ci ha deliziato De Angelis. Sì, è giovanissimo Mattia Dorio, ci sta anche un errore di gioventù, però è giusto impare. Mentre continua a protestare College, Vito Fovio prova a zittirlo. Diventa quasi una sitcom quello, sì, che accade, panchina, se ne stanno dicendo di tutti i colori. Però a mio avviso ha anche ragione Cole a essere un po' frustrato, i suoi hanno smesso davvero di crederci da un bel po' di tempo. Intanto ancora De Angelis che ha fatto per ora una bellissima partita con due interventi stratosferici. Intanto ancora Pignatelli dall'altra parte prova ad alzarla, la palla finisce sul palo, Ilic adesso può ripartire rapidamente il Cassano, ancora i balli, prova a non perdere tempo, dall'altra parte Fantinato, sempre i balli, che punta la difesa avversaria a girare bene Moretti dall'altra parte, ma viene fermato da Jörnstam. Ancora una volta era stato Bassanese e viene richiamato il time out adesso, perché questo gol è molto importante, porterebbe o porterà, saremo a vedere, a meno 3 il Casano, meno 3 che a 7 minuti alla fine può significare ancora essere, rimanere a galla. La Junior dovrà difendere esattamente come ha fatto finora, quindi non deve cambiare registro. Comunque una bella partita, un po' tante situazioni strane, no? Però
nella pallamano italiana ne siamo abituati anche a vedere. Errori, bisogna dire un primo tempo a favore del Cassano Magnago, decisamente meglio in campo. Un secondo a favore nettamente della Junior, e ne nasce questo 20-16. Ma sì, avviso Colez, come dire, ripone molta fiducia in Moretti, che secondo me è stato il, come dire, l'uomo in meno, potremmo dire, perché i balli comunque sì, ha giocato abbastanza bene, poteva fare di più. Francesco in campo praticamente la ragazzo. Differenza sì, vabbè. La differenza può farla e deve farla un giocatore come Moretti, un giocatore come detto di grande prospettiva anche per la nazionale italiana. Sì, ci sono varie situazioni, no, che hanno causato questo. Tra questi io non escluderei anche le difficoltà di non inserire Scisci in campo, Beh, o di imitare la cosa, le doppie esclusioni nel primo tempo. Un giocatore tempo. Che là, al 25esimo del primo tempo ha già due volte 2 minuti sulle spalle, insomma è molto rischioso, è doverci rinunciare per tutta la ripresa, comunque comporta difficoltà sul piano difensivo. Poi, come vi ho detto in avvio di cronaca, dal 30 ottobre sono un mese e mezzo, è stata bellissima volta, una grande azione da parte del Cassano, ma che bello, coordinati, un bel movimento qui i Balli, che già l'aveva letto, bravissimo. Sì, i Balli, Bortoli migliore dei suoi, sì, molto bene. Oggi dici bene, a mio avviso il Bortoli il migliore dei suoi. E intanto meno 3 per il Cassano, costretto a inseguire questa ripresa. Ancora in una Fasano con Jönstam, De Angelis, Jönstam fanno girare palla, adesso prova ad entrare Messina, ma avrei visto il passaggio che ha fatto Jönstam, sì. Tra le gambe di due avversari, qualcosa di clamoroso, bellissimo. Voglio andare a rivederlo domani quando poi metteranno 10 volte la partita in replica, me lo andrò a rivedere perché sono davvero curioso di capire come fisicamente sia stata possibile una cosa del genere. Tra l'altro una coincidenza astrale, bravo anche Messina in questo caso ad andare a prendere il pallone ed andarsi a prendere anche questo tiro dei 7 metri, il cui caricano è proprio il 95 Fasano. Della Junior. Sì, primo 7 metri dopo praticamente la partita finita, quasi 55 minuti. Sì. Due quelli assegnati a favore del Cassano Magnago, entrambi realizzati da Bortoli, come abbiamo detto in precedenza, è il migliore dei suoi. Adesso io. Che bravo, che bravo, però è davvero un giocatore, cioè oggi è nei top 3 della Serie A. Intanto ancora i Balli dall'altra parte, fallonetto, cioè, anche qui 7 metri non sono, questo a mio avviso è 7 metri, se stai tirando questo 7 metri, sì, spinto, insomma si prosegue ancora per il Cassano, adesso sempre lui il 92, ancora Moretti, sempre i Balli, stantinato il tiro centrale, bravo Fabio, adesso che si ferma e molto tranquillamente concede palla a Bearevic, che lascia nuovamente il campo a Pugliese, e adesso questo più 4 diventa importantissimo a 5 minuti alla fine. Adesso il numero 7 della Junior, Jönstam, ancora Angiolini, si muove Messina, adesso sempre Jönstam, Angiolini che finta il tiro e poi palleggia, poi si alza, poi serve Jönstam che palleggia e prova un bel tiro, questa volta murato, e bravo Scisci che ne aveva intuito la traiettoria. Intanto ancora i Balli, adesso alza nuovamente il ritmo e qui poteva entrare con un palleggio al limite dei passi. Intanto ancora Scisci, bravo a fare il movimento e a metterla anche dentro, e quindi 21-18. Questa volta bello il movimento di Scisci in questo caso, peraltro un giocatore che non è celebre per la sua rapidità, è stato bravo a prendere il tempo a tutta la difesa della Junior che si era alzata seguendo il movimento del Cassano, e quindi 21-18, minuto 26, ancora De Andris che non comprendo perché stava mordendo la maglietta, intanto ancora Jönstam, bravo, io stiamo ancora nel movimento, sempre per De Angelis, ottimo il movimento del giovanissimo giocatore della Junior Fasano, sempre io sta, si alza il passivo, prova a tirare Pugliese, e Ilic questa volta segue un pallone che si schianta fuori, intanto ancora i Balli,
Di Balli è chiamato allo straordinario adesso, qui passi da parte di Balli, deve entrare Cassano e la mette dentro. E la mette dentro. Comunque è veramente clamoroso. Ma sarà tipo il quinto che non vedono, forse all'inizio della partita. Infatti mi stupisco come insomma si stanno stupendo anche i tifosi che non ci sono in realtà, però dico, i giocatori in panchina e quelli presenti qui in tribuna da una parte e dall'altra. Peraltro gli arbitri hanno proprio cancellato l'infrazione di passi dal regolamento quest'oggi. Intanto ancora Angelini prova il movimento, Jörsam sempre nel pugliese, viene fermato da Cicci con fallo, è tornata a meno 2 il Cassano, mancano 2 sì. minuti e mezzo, fondamentale questa difesa da parte del Cassano che riesce a recuperare il pallone. Franceschi non c'è riuscito a prenderla, intanto ancora dall'altra parte Bortoli, bella palla, ma che bravo Messina, che bravo Messina, finisce in rete al posto della palla del Cassano. Vale un gol questo, vale un gol, ma se posso permettermi probabilmente il primo errore di Bortoli in questo caso. Sì. Perché allora Ilic ha lanciato il numero 8 del Cassano, però non si è preso il giusto tempo, intanto i Balli che lo va a rincuorare, errore da parte di Bortoli abbastanza evidente, poteva prendersi un attimo, direi che si è portato lo strascico del tempo perso da parte di Ilicic nel rilancio. A quel punto la difesa della Junior era già più o meno in una posizione accettabile per tornare in posizione e in questo caso recuperare palla, cosa che ha fatto egregiamente volando alla Space Jam Flavio Messina. Adesso Pignatelli, qui passi ancora, probabilmente ancora non stava guardando o al limite del quarto passo, comunque ha passato poi la palla a Pignatelli. Intanto ancora Angiolini spintonato, la mette dentro, 22-19, 2 minuti, riparte rapidamente. Qui ancora una volta Bortoli era largamente dentro la metà campo della Junior. Intanto, forse c'è un 2 minuti ora per la panchina del... Intanto i Balli sì. e Fodio continuano a scambiarsi. Intanto Antonio, perdonami, c'è 2 minuti e cambio di possesso palla, praticamente è partita finita per un eccesso di proteste forse da parte della partita del Casamagnolo. Però in questo momento l'incontro non sappiamo cosa abbiano detto, però mi sembra eccessivo, però dare onestamente non fatico a comprendere l'arbitraggio, davvero fatico a comprendere l'arbitraggio e non lo so, spesso è una partita abbastanza intensa, una bella partita rovinata poi da magari eccessi di protagonismi e onestamente un 22-19 con attacco da parte del Cassano, non si tratta di bidone dell'immondizia al posto del cuore, ma si tratta semplicemente di leggere una partita che tutto sommato è stata anche esempio di correttezza fino a questo momento. No, ma infatti è questo quello che fa specie, perché alla fine tra gli atleti in campo c'è massima sportività, non ci sono stati contrasti praticamente violenti, non ci sono stati falli brutti, non ci sono state polemiche. Per dire, l'episodio più particolare è del tiro in faccia, però sì. scusa esatto, distante esatto, non... esatto, peraltro insomma i giocatori sono chiariti immediatamente, cioè la mandare all'aria una partita cioè di propria sì, volontà sì, anche perché è un peccato, diciamo, come sta giocando abbastanza bene, ritmiati, palla del Cassano che inevitabilmente adesso ha un ulteriore deficit e quindi dover difendere poi provare a ripartire sul meno 3 in questo caso con la Junior che ovviamente sul più 3 a meno di 2 minuti alla fine non schiaccerà il pedale dell'acceleratore. Intanto ancora Jörsam, Messina, Jörsam, Angiolini, c'era anche lo spazio per il tiro, ma come detto la Junior non ha interesse ad accelerare. Intanto Jörsam dall'altra parte per Pignatelli, bella questa volta, è bravo Ilicic, c'è i due, Ilicic e Pignatelli ancora si scambiano, qui c'era di tutto, qui c'era fallo, c'era sfondo, c'era passi, c'era anche c'era veramente la sagra, non sappiamo più come leggerlo questo arbitraggio. Vabbè, insomma ancora vediamo, adesso si ripulisce il parquet.
manca un minuto 10 secondi alla fine, 22-19, può essere il gol del meno 2 e insomma non mi pare ci siano molte chance ancora per il Cassano a livello proprio di rapporto con il cronometro. A voler essere più ottimisti, ci sono poche opportunità per riprendere questa partita. Intanto Iballi che prova ancora a far lottare con tutti i suoi compagni, ha in mente qualcosa, intanto ancora Fantinato, Iballi da parte, ad angolo zero praticamente in Bortoli. Questa volta pure era, ha studiato questa occasione, sì. Diciamo il movimento Kempa, no? Con sì. Il passaggio. Però Bortoli a mio parere ha subito anche una spinta, sì. Al momento del passaggio. Ha subito una spinta che si poteva anche fischiare, quindi Iballi non si rassegna, vuole difendere. A uomo negli ultimi secondi. Beh, mancano 40 in questo momento. Sammoli schiamato. E quindi 23-19. Possiamo dire una cosa molto da dire, è successa. Aveva chiamato il time out di Ciancona, o meglio Giuseppe Lastoller era andato lì a chiamare il time out. Però il commissario era non trovava il fischietto e nel frattempo che recuperasse il fischietto ha segnato la rete, sì, sì. Del accade un po' di tutto, dico. Sì, davvero oggi intanto qui partono gli applausi, invece il Cassano non ci sta, vuole giocare fino all'ultimo secondo, che bello quando è così. E intanto bravo Ilic su Franceschetti che però non ha neanche portato il tiro. Adesso finisce e finisce anche sul palo. Dunque 23-20 per la Junior Fasano, che ha ormai fatto partire un filotto giallo, come volessimo dare un titolo, una furia gialla, quindi ancora un'altra vittoria per la Junior, 23-20, punti molto importanti col Cassano, partita tutto sommato che potremmo descrivere in più modi. Migliore in campo, probabilmente il solito Jostam, però probabilmente anche Bortoli d'altra parte ha fatto il suo e Cassano avrebbe meritato maggior fortuna. In ultimo possiamo dire peggiore in campo, anzi peggiore in campo decisamente gli arbitri, che davvero hanno dimenticato a tratti il regolamento. Alcune volte stavano guardando probabilmente, non lo so, l'orologio, che qualunque altro tipo di cosa, ma non la partita, perché non hanno visto una marea di passi insomma che si sono visti durante la partita. Quindi direi peggiori in campo gli arbitri, migliori in campo Bortoli da una parte e direi Jostam dall'altra parte. Pignatelli, anche Pignatelli. Anche Fove, intanto festeggia giustamente la Junior questa quinta vittoria. E ora si va a... andremo a giocare la prossima gara a gennaio, quindi conclude al meglio questo 2020 che non era stato positivo fino a un certo punto, tra il campionato interrotto in una posizione non propriamente positiva, quello della prima stagione, questo campionato che era partito onestamente male con una sola vittoria in casa contro il Siracusa a fronte di diverse sconfitte, e ora questi 5 successi che portano la Junior a disputare, a giocare per le Final 8 di Coppa Italia, quindi per la parte alta, quella di sinistra del tabellone della classifica, che è quello che più conta, quindi lontano dalla zona di recessione. Ti ringrazio Vito, ti do appuntamento al 2021 e approfitto anche per fare gli auguri a tutti i nostri ascoltatori, a tutti gli amici pallamano sia biancazzurra sia della pallamano italiana che hanno avuto il piacere o il dispiacere di ascoltarci in queste telecroniche. Auguri a tutti e ci vediamo molto presto. Ciao. Ciao.